Domen Marincic, noi siamo qui con te a Radovljica, un bellissimo paese nella Gorenska, dove tu sei il direttore artistico di un festival di musica antica che porta qui tutta una serie di nomi, importanti nomi internazionali. Il festival di quest'anno è un po' più particolare degli altri, essendo il 40° anniversario, oppure no? Sì, credo di sì, perché abbiamo potuto avere un'orchestra per il concerto di apertura, un'orchestra del festival con 12 musicisti, anche giovani sloveni che studiano all'estero, archi, due oboi, cembalo. Abbiamo anche suonato un concerto per contrabbasso di Giuseppe Antonio Capuzzi. Altrimenti il programma era musica inglese del 700. Allora, non solo Handel, anche William Boyce, Thomas Arne, Maurice Greene, è un compositore abbastanza sconosciuto, Capel Bond. Sì, praticamente sconosciuta. E questa è stata l'apertura del festival. E gli altri concerti invece portano quali altri nomi a Radovljica? Abbiamo musica iniziando dal primo 500 fino al 900. Allora abbiamo gruppi molto famosi come Fretwork, il concerto di viole più famoso del mondo forse, con cinque viole, suonano le fantasie di Purcell per le viole, anche musica di Locke e Young. Poi un altro gruppo sono di Sinfonica, un gruppo vocale tedesco, uno dei più conosciuti, che cantano musica di Karl Orff, ma anche canzoni di Comedian Harmonists, che vengono dal stesso periodo e che Orff ha molto apprezzato. Ecco, diciamo noi siamo qui soprattutto in questa sera per il concerto dedicato ad Antonio Tarsia. Vogliamo raccontare chi è stato Antonio Tarsia? Lui era per tanti anni era organista del Duomo a Capodistria e ha composto musica per la sua chiesa, certamente, anche se era non organista, non hanno avuto un maestro di cappella. Ci sono all'archivio a Capodistria, ci sono 26 pezzi, c'è ancora un pezzo a Zagabria. E poi ci sono anche frammenti preservati tra il materiale che lui ha lasciato, non materiale musicale. Ci sono poche pagine con pezzi per due violini e basso. E c'è il suo nome, ma non sappiamo se lui è veramente l'autore. È conservato solo il basso, allora io ho composto o ricostruito i parti per i violini. Suoniamo due suite che si chiamano Festino primo e Festino terzo. E hai accennato al fatto che questi brani non si sono trovati tra le sue carte musicali, ma si sono trovati dove? Sì, lui ha lavorato anche come notaio nelle sue cose che Ha hanno da lasciato, fare, sì, la sì, sua eredità, sì. con il suo lavoro, questo lavoro, Notarile, sì. sì. C'è solo, sono solo due pagine di una stampa c'è una data, 678. Allora, abbastanza Indietro. all'inizio, sì, della sua carriera. Questo significa che durante il suo lavoro notarile probabilmente veniva preso dall'estero e scriveva qualcosa che non c'entrava con il lavoro. Forse c'era una festa che ha avuto da fare con il suo lavoro. Allora, il programma proposto qui a Radovljica, è un programma pensato come? Cioè, ovviamente c'è una drammaturgia. Sì, sono molto interessanti le combinazioni di voci e strumenti che Tarsia ha nei suoi pezzi. Io ho scelto
abbiamo tre cantanti, soprano, mezzo soprano o alto e basso, e due violini e il basso continuo, allora organo, io suono la viola da gamba e anche il violoncello. Già questa scelta, ci sono diversi pezzi dove è scritto violone, forse vuol dire un violoncello grande di questo tipo più antico. Poi c'è scritto viola, probabilmente vuol dire viola da gamba, e anche violoncello, il più moderno di questi tre strumenti. Allora io suono la viola da gamba e un violoncello grande, allora il violone. E poi abbiamo due violini e ci sono anche pezzi con cantanti e basso continuo senza violini, cantanti con violini, tutti e tre cantanti con violini, solo due cantanti con il continuo, forse un cantante con i due violini. Mm-hmm. Anche abbiamo, i violini sono del tipo più del primo barocco, che si tenevano più bassi, sì. Che anche Arcangelo, sempre che Arcangelo Corelli ha ancora suonato così. E il gruppo che presenta questi brani si chiama Musica Cupicula, anzialmente il tuo gruppo, di cui sei il direttore artistico? Sì. Ecco. Abbiamo cominciato già in 2005. È un gruppo un po' molto flessibile, proviamo di avere la stessa gente, per esempio adesso c'è Matthew Baker, che è stato nei diversi progetti, abbiamo anche già fatto un programma di dialoghi sacri che a parte almeno si trovano anche a Capodistria, e anche abbiamo fatto un concerto di un programma di con musica di Isaac Posch, che ha lavorato a Slovenia o a questi luoghi, diciamo. E poi c'è Tania Vugrin, con chi anche abbiamo lavorato abbastanza, e Camilla Masalova da Praga, che anche ha cantato una volta 4 anni fa. Ma i violini sono nuovi. E questo è un progetto che tu stai seguendo, e da quanto mi sembra di aver capito si vorrebbe fare anche delle registrazioni per poi pubblicarle in CD, album digitali e così via, è vero? Sì, per questo è importante di forse fare questo programma diverse volte come concerto per il pubblico, per anche per vedere, per rifarlo, anche per fare le prove e vedere come funziona questa musica, perché questa musica è un po' un tipo in mezzo, allora non è del primo barocco e anche non è quella di, non so, come Vivaldi. Certo. Allora è un stile un po' particolare che dove uno deve sempre cercare anche le figure retoriche che sono collegate con il testo e vedere come funziona la dinamica, che cosa possiamo fare con il tempo. Non ci sono, per esempio, Tarsia non ha mai quasi mai scritto o allegro, adagio, presto. E quindi bisogna ricostruire anche la musica, la musicalità all'interno, certo, di questi, sì, brani. Sì. E questi brani sono stati appunto ricostruiti, ritrascritti, si trovano a Capodistria, ma tu hai deciso di rivederli, cioè fare delle notazioni moderne. Sì, sì, sì. Io ho fatto edizioni moderne di tutti i pezzi che suoniamo, basato sul materiale originale che Tarsi ha scritto lui stesso. Era un lavoro molto interessante perché c'è qualche pezzo, c'è almeno due pezzi nel nostro programma, abbiamo due versioni abbastanza diversi, mm-hmm. E uno può un po' imparare, forse vedere che cosa lui ha pensato quando ha composto delle cose, perché per esempio ha cambiato una parte del pezzo nel mezzo, mm-hmm. per esempio di un salmo che... E questa, la pubblicazione di questo album, di questo CD, diciamo, è prevista quando? Pensiamo di registrarlo l'anno prossimo e poi normalmente questo
prende un anno di tempo, certo, per fare l'assemblaggio. Per, sì,